È un esperimento appunto Scienze Fiabe che Unicam ha voluto dedicare a tutti noi in questi giorni difficili di isolamento. Vorrei subito dire una cosa su questo, a proposito di quello che ci sta portando via il coronavirus, delle mancanze che stiamo vivendo in questi giorni in generale. È venuto a mancare Massimo Denardo, scrittore, editore di libri per bambini in particolare, con la sua casa editrice Rose Selavi di Tolentino, quindi marchigiano, una persona di grande cultura, di grande preparazione, di grande gentilezza per chi lo conosceva. In uno dei suoi ultimi post su Facebook aveva scritto: "Ci salva qualche volta la meraviglia, ci salva qualche volta un sogno". Ecco, allora, per ricordare Massimo, che aveva tra l'altro collaborato anche con Unica anni fa, accogliamo l'invito di Musicando e gli dedichiamo questo nostro piccolo esperimento, questo nostro piccolo appuntamento, un viaggio tra sogno e scienza. Eh sì, perché con Unicam facciamo questa scoperta che dietro ogni fiaba, oltre al segno, c'è la scienza. Cosa c'è di più sognatore di un ricercatore, uno che dietro ad ogni elemento anche della natura cerca di capire e di scoprire quel qualcosa che c'è di più. Al sogno il ricercatore affianca lavoro, studio, la conoscenza, la verifica di ciò che riesce a trovare. Così, provando e riprovando, anche il sogno a volte diventa realtà. E così stasera vi proponiamo questo piccolo viaggio con noi, partendo da questa selva oscura, un po' come nelle fiabe, no? Si parte spesso da un bosco dove mi trovo simbolicamente in questo momento, nel paese di Scienzalandia, dove le fiabe si compongono con musica e disegni, dove c'è uno scienziato che ci fa capire che ci sono tanti modi per conoscere una fiaba, ascoltarla, capirla, anche quello di chiedersi perché e come alcune cose accadono e diventano vere, altre invece rimarranno solo e semplicemente, ma evviva che ci siano i sogni, nella fantasia di ognuno di noi. È un grande sognatore quello che vi sto per presentare, ma anche un grande scienziato, ed è per questo che parliamo e partiamo proprio con lui, con il magnifico dell'Università di Camerino, Claudio Pettinari, che di questa storia è un po', diciamolo pure, il re Artù, il Becker nella roccia, altro che la spada nella roccia, rettore, il Becker nella roccia. Il rettore. Accendiamo il micro. Ho appena acceso il microfono. Grazie Prego, Maurizio, grazie molte. Hai utilizzato parole bellissime, troppo buono, come sempre. rettore. Perché è giusto, è giusto. E qui non siamo di fiaba, siamo di realtà. Io credo proprio che la storia di un ricercatore è spesso la storia di un sogno, e quando questo sogno poi diventa realtà, veramente. Ti sembra di toccare il cielo con un dito, e credo che sia giusto che Unicam sia la casa dove si possono raccontare i propri sogni, dove si possono raccontare le storie, le belle storie, le favole. Vogliamo raccontare, lo stiamo facendo da tanto tempo, tutto il bello che c'è nel mondo, nell'umanità, e le fiabe sono una delle cose più belle che noi abbiamo. Qual è la tua fiaba preferita, lettore? Ce lo può anticipare? La mia fiaba preferita, la scopriremo dopo, via. Allora, non anticipiamo, È una di quelle che racconteremo. è nella storia. Allora andiamo a raccontare chi sarà con noi, rettore, protagonista di questo viaggio nel bosco di questo sogno di fantasia e di scienza insieme. Avremo con noi Maria Sole, che già il nome è una fiaba, Maria Sole Cingolani, direttrice della Scuola di Arti dello Spettacolo ETRA, che leggerà con noi e per noi alcuni brani tratti dalle favole. E poi Francesco Petretti, che disegnerà per noi alcuni animali, sono simbolicamente sempre presenti nelle fiabe gli animali, magari scopriremo il perché, ci parlerà anche delle loro caratteristiche, perché per certe fiabe viene scelto un animale piuttosto che un altro. Poi la musica, perché quando finiscono le parole inizia la musica, e allora avremo gli artisti Andrea Ercoli, Alessandro Galletti e Vincenzo Pierluca, che accompagneranno le favole con i loro strumenti da favola, aggiungerei io. Poi Daniele Massimi di Musicando, che ci ha aiutato a organizzare il tutto. Fatemi citare e ringraziare, anche se so che lei non vuole, ma non dire mai a un giornalista di non dire una cosa che poi la dice, Egizia Marzotto,
Rocco, che di questa storia, io volevo dire, l'ha fatta Turchini, in realtà lei si è ribattezzata Scienzarella. E allora, prima di iniziare, vi chiediamo scusa se dovesse esserci qualche intoppo tecnico, cari amiche e cari amici delle fiabe, useremo allora, eventualmente ci fosse bisogno, la fantasia per superare piccoli o grandi grattacapi tecnici. D'altro canto è un primo esperimento, è una novità assoluta e quindi come tale va vissuta. Iniziamo questo viaggio e per partire non possiamo che iniziare dal Paese delle Meraviglie, dove è finita la nostra amica, Alice, chiaramente. E Maria Sole a interpretarla. Maria Sole, ben arrivata in questo bosco meraviglioso della fantasia di Unicam, leggici pure un brano della fiaba Alice nel Paese delle Meraviglie. Linea, parole ed emozioni a Maria Sole. E presto arriva una graziosa casetta, ed è proprio la casa di Bianconiglio. La bambina vorrebbe finalmente parlargli, ma lui ha più fretta di prima, e le dice: «Marianna, va a prendermi i guanti!» «Chi è Marianna?» Di certo, il coniglio ha confuso Alice con un'altra persona. La bambina comunque entra in casa, ma non riesce a trovare i guanti. In compenso, vede una scatola. Dentro ci sono dei biscotti con su scritto «Serviti». Alice ne assaggia uno e... «Oh no, di nuovo!» esclama mentre comincia a crescere. Ora Alice è diventata grande come la casa, anzi di più. Infatti è costretta a far uscire le braccia dalle finestre, mentre con i piedi sfonda i muri del piano di sotto. «Un mostro!» grida spaventato Bianconiglio quando la vede. Allora chiede aiuto a Capitan Libeccio, che pensa ad un piano per liberarsene. «Daremo fuoco alla casa!» esclama il capitano. Prima però bisogna trovare un fiammifero. Fortunatamente Alice ha un'idea migliore. «Forse se mangiassi qualcosa mi farebbe rimpicciolire!» Detto fatto, allunga un braccio, prende una carota dall'orto del coniglio e dopo un morso è di nuovo piccina. «Signorina, ha un fiammifero!» le chiede Capitan Libeccio, senza accorgersi che il mostro non c'è più. Bianconiglio, invece, è già scappato via e la bambina ricomincia a inseguirlo. «Non lo raggiungerò mai finché sarò così piccola!» esclama Alice, quando ancora una volta perde di vista il coniglio. Un applauso virtuale ma sentitissimo, e grazie anche per il sorriso, che fa tutto parte del pacchetto meraviglioso di Maria Sole Cingolani. Un sorriso come un raggio di sole. Abbiamo avuto già un picco di ascolto perché sono tantissime le persone che ci stanno seguendo sulla pagina ufficiale di Unicam. Le ringraziamo, li ringraziamo. Questo pezzettino poi io lo copio e lo incollo, e la sera per addormentare le mie creature, Maria Sole, userò assolutamente questo strumento. Ma a questo punto dove sarà finito il coniglio? Chiediamo a Francesco, un artista straordinario, e lo scopriremo tra poco, di disegnarci un bellissimo coniglio e di raccontarci qualcosa in più di questo animale spesso protagonista nelle fiabe. Abbiamo chi usa la bacchetta tipo Harry Potter, invece il nostro Francesco usa un'altra bacchetta magica, il suo tratto, il suo pennarello. Francesco. Bene, allora, cari amici, coniglio è un animale importante, un animale che ha una parte così veramente singolare anche della nostra vita, della nostra cultura, perché poi tra l'altro è diventato un animale anche un po' da compagnia. E un tempo il coniglio non era un animale da compagnia, o almeno ci faceva compagnia per poco tempo. Adesso è diventato un animale che è presente nelle nostre case. Il coniglio ha una vita sociale intensa, perché vive in una grande tana con tante aperture, con tante comunicazioni, ma il fatto più curioso di questa città dei conigli è il fatto che sono le toilette, perché i conigli utilizzano delle parti particolari del loro territorio per fare i loro bisognini, solo lì, solo in quelle posizioni, quindi sono estremamente puliti, organizzati, e quindi fanno proprio questa attività, come dire, di pulizia del loro terreno. Da noi i conigli sono animali selvatici che si trovano soprattutto lungo le coste, si trovano nelle zone dove sono le dune di sabbia, perché lì riescono a scavare per...
Grazie Francesco Petretti, con il suo tratto magico. C'è un altro nemico pericoloso, del coniglio, mia nonna, perché come lo fa lei il coniglio in pottacchio, ragazzi, una cosa, ma questa è un'altra storia, un'altra fiaba che magari un altro giorno narreremo. Questo è il bellissimo e istruttivo racconto del coniglio, ma rettore, a questo punto cerchiamo di svelare questo collegamento, perché qui siamo chiamati a questo obiettivo. Fare il connubio tra scienza e fiaba, che detto così sembra una mission impossible, ma lei ci può uscire, rettore, ci aiuti. C'è il rettore? Tinari? Eccolo. Ci proverò Maurizio. Ci proverò, anche se il collegamento non è tanto con il coniglio, ma anche con altri tipi di animali. In realtà Carroll, che è l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie, Alice nello Specchio, lui era un matematico, insegnava ad Oxford. E se ci pensate bene, già nelle Alice nel Paese delle Meraviglie c'è il gioco di carte, tutta la logica del gioco di carte. In Alice nello Specchio c'è invece, ci sono gli scacchi, anche lì c'è tutta la logica degli scacchi. Ma gli aspetti sono tanti. Pensate ad esempio al cappellaio matto. Il cappellaio matto è matto perché si sapeva già a quel tempo che per fare i cappelli si utilizzava il feltro, la carotatura del feltro veniva fatta con il mercurio e il mercurio faceva impazzire e dava, diciamo, questa patologia faceva impazzire le persone. Poi c'è un altro aspetto molto interessante, che è quello lo troviamo in Alice nello Specchio, quando Alice dice a Kitty per quale motivo non mangia il latte che sta dall'altra parte dello specchio, perché si scopre in quel periodo proprio una scienza, una parte della chimica che si chiama stereochimica. Il latte si può presentare all'interno del latte, noi abbiamo due componenti che possono essere l'acido lattico destorso e sinistrorso, ebbene uno dei due non è buono e quello che si trova dall'altra parte dello specchio è quello non buono, è la molecola non buona che Kitty non può mangiare. Per chiudere poi, a me se c'è una cosa che fa sorridere in Alice è lo stregato. Che addirittura ha fatto sì che un gruppo di ricerca molto importante in Inghilterra abbia denominato un esperimento l'esperimento dello stregatto quantistico. Lo stregatto quantistico è il gatto del Cheshire, è proprio un personaggio del Paese delle Meraviglie, che in pratica si trova in un luogo ma le sue proprietà si trovano in un altro posto, un po' come il gatto che scompare. Ricordate il sorriso dello stregatto? Il gatto non c'è più, ma il sorriso rimane. E allora tutte le volte che abbiamo un effetto quantistico in cui le proprietà sono dislocate in una posizione e la massa sta in un'altra, pensiamo allo stregatto di Carroll. C'è già riuscito il rettore a trovare questo fil rouge? Che Carroll fosse un matematico, effettivamente rileggendo la fiaba con questa forma mentis ci spieghiamo tante scelte che fa nell'ambito di questa meravigliosa pietra miliare della fiaba. Certo è che col gatto si potrebbe raccontare anche un'altra storia, che l'Università di Camerino sta provando a scrivere, perché dal gatto, una ricerca che è arrivata fino in America, so che ne ha parlato anche con la stampa, Egizia Marzocco mi ha raccontato di questo, ma magari quella sì che sarebbe una bella storia che dal sogno diventa realtà, contro il coronavirus, ma magari ne parleremo in chiusura se c'è tempo, rettore. Intanto ringraziamo i ricercatori di Unicam, ricercatori anche di sogni e poi di realtà. Adesso c'è bisogno di musica, perché queste sono emozioni belle che stiamo vivendo, sono tantissimi i nostri amici collegati, tipo Raffaella, tipo Federica, tipo Paolo Filippetti, sto controllando mano a mano coloro che ci seguono attraverso la pagina Facebook ufficiale di Unicam. E allora a voi che avete già iniziato a percorrere con noi questo viaggio, vogliamo dedicare la chiusura di questo percorso con Alice, un bellissimo pezzo eseguito dal virtuoso chitarrista Alessandro Galletti. Isabel, vai Alessandro, il click della nostra Egizia.
applauso virtuale ma sentitissimo per Alessandro Galletti. C'era qualche piccolissimo inciampo tecnico, ma come detto in apertura di questo viaggio insieme tra scienza e fiabe, è un esperimento e quindi non è che possa venire perfetto sin da principio. I nostri ricercatori dell'Unicamp, perfino il nostro rettore Pettinari, a volte nelle sue ricerche, nei suoi esperimenti, non è che ci ha azzeccato sempre al primo colpo, no rettore? Mi corregga se sbaglio. Andiamo ora. È vero rettore, mi conferma? Confermo. Se no non ci sarebbe il gusto della ricerca, no rettore? Allora salutiamo ancora Cristian che ci segue dall'Umbria, Annalisa Tinti, Leonardo Guerro, Daniele Toto, bravi, Barbara, Federica, insomma è un esperimento che vedo già sta funzionando. Veniamo ad una seconda fiaba, dopo quella di Alice nel Paese delle Meraviglie, la fiaba, confesso, cara Egizia e cari voi, che mia moglie utilizza per convincere le mie figliuole, le tre figlie femmine, a fare un po' le faccende di casa, le faccende domestiche, sistemare un po' la camera, sistemare un po'. Perché? Perché dice mia moglie alle mie figlie, vedi come ha fatto Cenerentola, sistemando un po' la casa, alla fine trovi il principe azzurro. Questo è un piccolo lancio che volevo dare alla fiaba di Cenerentola attraverso la splendida voce di Maria Sole. Vai Maria Sole, non so se anche Maria Sole utilizza questa scusa ogni tanto, non lo so. Vai Maria Sole, Cenerentola. C'era una volta una fanciulla di nome Cenerentola, con la matrigna cattiva e le due sorellastre gelose. La povera Cenerentola doveva fare da sola tutti i lavori di casa, con la sola compagnia dei suoi amici uccellini e topolini, che la svegliavano ogni mattina e la tenevano allegra. Un bel giorno arrivò un messaggio del re, che invitava ad un ballo in onore del principe tutte le fanciulle del regno. Anche Cenerentola voleva andarci, ma la matrigna le disse, solo se finisci in tempo le faccende. Così Cenerentola fu costretta a lavorare tutto il giorno, mentre le sorellastre la prendevano in giro. I suoi piccoli amici allora decisero di cucirle un bellissimo abito da sera. Quando Genoveffa e Anastasia videro che era così bella, cominciarono a strillare per la rabbia. La mia sciarpa, gridò una, questa è la mia collana, urlò l'altra. Le saltarono addosso e strapparono il suo bel vestito in mille pezzi. Cenerentola piangeva tutta sola e triste nel giardino, quando ecco, in uno splendore luccicante di stelline, le apparve la sua madrina, la fata smemorina. Bibi di Bodi di Bu, recitò la fatina. In men che non si dica, una zucca fu trasformata in una meravigliosa carrozza tirata da quattro cavalli. Con l'ultimo tocco di bacchetta magica, l'abito strappato di Cenerentola si trasformò nel più bel vestito da sera che si fosse mai visto. Su, su, è ora di andare, disse la fatina. Ma non dimenticarti, piccola, a mezzanotte, precisa, tutto tornerà come era prima. Il principe ballò solo con Cenerentola per tutta la sera, ma quando arrivò mezzanotte, Cenerentola fuggì dal palazzo correndo e perdendo sulle scale una scarpina di cristallo. Il re, infuriato, ordinò che si provasse la scarpina a tutte le fanciulle del regno. Quando il granduca arrivò a casa di Cenerentola, ci si accorse subito che i piedoni delle due sorellastre erano troppo grossi per entrare in quella scarpina. Ma quando arrivò il turno di Cenerentola, la matrigna fece inciampare l'aiutante del granduca e la scarpina si ruppe. Cenerentola fu subito portata al castello. Quando arrivò il turno di Cenerentola, la matrigna fece inciampare l'aiutante del granduca e la scarpina si ruppe. Cenerentola aveva però conservato la seconda scarpina. La tirò fuori e Monocolao gliela infilò. Era proprio perfetta per il suo piedino. Cenerentola fu proprio portata al castello dove si celebrarono le nozze tra lei e il principe, che vissero per sempre felici e contenti. Grande Maria Sole Cingolani, che la nobiltà sta nella semplicità, nella vera semplicità. Complimenti. Tanti ancora stanno scrivendo, anche chiedendo, per esempio, qual era il pezzo interpretato
da Alessandro Galletti. Allora Gini, Ottavio, abbiamo risposto, era il brano Isabel. Ma tra i tanti animali protagonisti di questa fiaba ce ne sono alcuni, o ce n'è uno solo, forse, chissà, che il nostro magico Francesco disegnerà. Francesco, a te il momento magico del foglio bianco che diventa quello che solito sei fatto. Che gli elementi sono la capacità di questi animali, di questi piccoli animali, di realizzare un bellissimo abito alla fine. E chi nel mondo della natura è meglio di alcuni uccellini nel costruire dei nidi bellissimi? E allora io penso che poteva esserci di mezzo un bellissimo pettirosso, che è uno dei nostri uccellini più noti, più comuni e anche più caratteristici delle nostre zone, che poteva esserci anche una bella capinera con la sua testolina nera, che sono tutti quanti uccelli che si vedono anche nelle nostre campagne, quindi sono un po' i protagonisti della nostra vita. E poi non ci dimentichiamo i topolini. I topolini che sono i veri amici di Cenerentola e sono i topolini della specie Mus musculus, che è il topolino delle case, topo domestico, un animaletto minuscolo che può stare dentro un cucchiaio da minestra per quanto è piccolo, e intelligente perché riesce a vivere a fianco dell'uomo senza farsi notare, perché magari i topolini possono stare anche a lungo solo dopo poco tempo. Per la collottola ho evitato che gli facesse del male. Hai fatto bene, Francesco, hai fatto bene, anche perché uno dei personaggi più amati delle fiabe del mondo è proprio Topolino, che forse tornerà protagonista più avanti, ma per il momento lo lasciamo lì in sospeso nella sua fantasia. Già ho dato un altro indizio per capire di cosa parleremo tra poco. Allora, restiamo un attimo su Cenerentola, tra fiaba e scienza. Qual è il rapporto, chiedo al rettore, di Cenerentola con la scienza? Magari Cenerentola, Cenere, il rettore ha qualche cosa a che fare, la sua descrizione con il nome proprio di questa principessa, Cenerentola? Beh, ha molto a che fare, Maurizio. In realtà Cenerentola, come altre fiabe dei fratelli Grimm, sono spesso chiamate le fiabe minerarie. Sono le fiabe dove comunque ci sono collegamenti con le miniere. Cenerentola in particolare è molto simile. Tu vieni da aree, diciamo, molto vicine, molto simile a quei carusi che lavoravano a Capernardi, quei ragazzini che traevano lo zolfo, e a Cenerentola in effetti è associato proprio l'elemento zolfo, l'elemento che veniva chiuso, che era chiuso sottoterra, che aspirava alla luce. E tanti riferimenti sono proprio che noi troviamo in Cenerentola sono allo zolfo. Cenerentola in realtà anche in cucina, lei prende e pulisce e cerca di contare e recuperare i fagioli o le lenticchie, cosa che si faceva, no? Nelle case, esattamente come facevano i carusi con le pietre all'interno delle miniere. E poi ci sono dei passaggi fondamentali, ad esempio c'è il passaggio della combustione. La combustione, il bruciare lo zolfo, è esattamente come il passaggio del... simboleggiava l'amore che Cenerentola vivrà. E c'è un passaggio chimico che è chiaramente descritto nel processo di trasformazione di Cenerentola, che è identico al passaggio dello zolfo. Si chiama sublimazione. Lo zolfo si purifica per sublimazione e Cenerentola per sublimazione da zolfo si trasforma in oro e argento. Basta ripensare a quel fantastico vestito di oro e d'argento che la fata donerà a lei, che, diciamo, con la quale la trasformerà. Non ti sentiamo, Maurizio. Maurizio, hai spento il microfono.
Ecco, no, scusi, ha ragione, perché per sentirla bene ho voluto evitare di far sentire i miei sospiri, perché mi ha fatto sospirare questa sua descrizione. Dicevo, com'è bella la fiaba che riesce a sublimare un rettore, un chimico, in un narratore di sentimenti. Veramente è la magia della favola. La magia della favola. Le stanno facendo complimenti, per esempio le scrivono bravo con due cuoricini, vedo dalla timeline di Facebook, della diretta della pagina di Unica, Alessia, Sara, Paola, Gerini, Ivan Natali, che dice grande rettore, forse uno che deve fare l'esame, rettore, lei sa queste cose. Le mie mamme e le mie sorelle, Maurizio. Ivan Natali, io leggo quello che è, ma andiamo di nuovo alla grande musica, un brano famosissimo che ci suonerà Vincenzo con la sua meravigliosa viola. Lo vedo già pronto, vai Vincenzo. Vincenzo Pierluca, complimenti Vincenzo, vedo anche l'applauso del rettore, c'è anche il bravo Vincenzo di Elisabetta Conocchioli che sta seguendo e ha scritto sulla diretta della pagina Facebook. A proposito invece dei complimenti che sono arrivati poco fa al rettore, leggo da Fabio Sargenti, magnifico, effettivamente mai aggettivo sarebbe più azzeccato, però che più che magnifico rettore, qui abbiamo a Camerino un rettore magnifico, si sposta di poco la parola ma fa tutta la differenza del mondo. Adesso andiamo ad un grande classico, l'avevamo in qualche modo anticipato, e cioè Fantasia di Walt Disney. Per questo bellissimo cartone non abbiamo un testo da far leggere alla nostra Maria Sole Cingolani, quindi andiamo subito da Francesco Petretti e dal suo tratto inconfondibile, che ci disegna qualche cosa. Che animale ti suggerisce, ti ispira, caro Francesco, Fantasia di Walt Disney? Ma io vorrei più che altro disegnare alcuni protagonisti del nostro mondo delle favole, perché ci sono degli animali che più di altri ricorrono. Adesso pensiamo per esempio a quel meraviglioso orso, che è un animale che ci fa compagnia sempre. Ecco, l'orso in questi giorni si sveglia dal letargo e gli ultimi 50 orsi che vivono ancora nelle nostre regioni appenniniche, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, sono le mamme con i loro cuccioli che proprio in questi giorni di primavera cominciano a uscire timidamente dalla tana e vanno a cercare da mangiare. E dato che sono animali anche un pochettino raffinati per le scelte di quello che mangiano, la prima cosa che vanno a cercare è il miele. Vanno a cercare il miele delle api selvatiche, quindi cercando qualcosa da mangiare, e quindi l'orso sicuramente è un grande protagonista. Com'è un grande protagonista il capriolo, il cerbiatto? È un animale bello con questo grande occhio dolce e uno dei tipi
e anche il cervello. Delle nostre quarantene, perché i gatti stanno dentro casa con noi. Il cane bisogna portarlo a spasso e quindi ci ha dato anche l'occasione per fare le passeggiate. I gatti, poverini, sono rimasti dentro casa a farci compagnia. La mia gatta ha fatto con perché forse si sono ritrovati all'improvviso intorno alle persone che magari scomparivano la mattina, tornavano la sera e sotto tanti giorni l'hanno avuti vicino a sé. Prendiamola come consolazione, almeno dal punto di vista del gatto. Eccolo il gatto nero che è arrivato, bellissimo. Come si chiama questo gatto nero? Andrea, come si chiama il tuo gatto nero? Si chiama Ernestina con SH. Va bene. Finale, molto bene. Aspirata. Grazie al nostro disegnatore per eccellenza Francesco Petretti, c'è stato, mi segnalano qualche piccolissimo inciampo tecnico, però due animali, in particolare il gatto compagno di questa quarantena che stiamo vivendo, per questo che stiamo vivendo tale esperimento, e poi l'orso, auguriamoci, per restare in filo metaforico, in filo di fiaba, che è un po' come gli orsi, presto, da questo letargo obbligato che ci impone il coronavirus, potremo presto tornare, uscire e rigoderci il mondo che ci aspetta là fuori. Nel frattempo c'è il gatto Ernesto che ci fa compagnia. Adesso però, magnifico rettore, intanto fioccano i complimenti, incantati dai disegni del professor Petretti, per esempio scrive Elisabetta, Annalisa scrive bravissimi tutti, Ramona scrive ci manchi maestro, riferito a Vincenzo, grande Vinci, scrive Anna. Adesso rettore, lei ci deve trovare questa liaison tra fantasia, quindi tra Walt Disney addirittura e la scienza. Rettore, ci illumini d'immenso. Ti provo, Maurizio. Allora, intanto la liaison non è tanto con Walt Disney. Disney renderà cartone, in realtà una bellissima ballata, un bellissimo racconto che è scritto da Wolfgang Goethe, che nessuno magari sa che L'apprendista stregone è una ballata che Goethe scrive proprio per i bambini della Baviera. Tutte le opere di Goethe sono in realtà molto pervase dalla chimica. E nell'apprendista stregone hai proprio uno stregone, un alchimista, che per un po' si allontana dal suo laboratorio e il suo inserviente, se ricordi bene, si servirà degli incantesimi del maestro per muovere le scope e cercare di pulire la stanza. La morale della favola è abbastanza nota a tutti. Non iniziare a fare una cosa se non sai come andrà a finire. Però in realtà questo è un po' anche il contrario di tante scoperte scientifiche che invece talvolta noi le troviamo quasi con casualità, casualmente. Comunque ti volevo far pensare al fatto che anche oggi in laboratorio, quando abbiamo un bastrocchione, un pasticcione, abbiamo una persona che mescola le cose senza, diciamo, una legge razionale dietro, noi lo chiamiamo proprio l'apprendista stregone. Bellissimo, questa liaison mi verrebbe da chiederle in maniera un po' cauta, rettore, se lei è più l'alchimista o l'apprendista, o entrambe le cose. Tutti siamo stati apprendisti e poi dopo siamo diventati un po' alchimisti e ricercatori. Giustamente, giustamente. Chiudiamo dunque questo viaggio in compagnia di fantasia con il bellissimo brano Danza della Fata Confetto, tratto dal ballo Lo Schiaccianoci, su musica di Tchaikovsky, con il nostro Andrea Ercoli, con il suo meraviglioso pianoforte. Lo vedo già pronto. Vai, Andrea.
Force con applauso incorporato di Andrea Ercoli, il suo pianoforte che ci ha fatto entrare ancora più in questo viaggio che ricordo è partito da qui, da questa selva, da questo bosco incantato che mi circonda. E quando si pensa al bosco e alle fiabe di conseguenza non si può che pensare a Cappuccetto Rosso, al lupo e alla nonnina. Abbiamo bisogno allora della voce di Maria Sole che ci porti proprio a prendere la via del bosco verso la nonnina e inevitabilmente immagino incontreremo anche quel cattivone del lupo, ma nelle fiabe come anche nella vita a volte i cattivi si incontrano, ma il segreto qual è? Come diceva anche Rodari, le fiabe non ci dicono che effettivamente esistono i mostri cattivi, ci sono, esistono, ma le fiabe ci insegnano, come anche Cappuccetto Rosso, che i cattivi, che i mostri, che i lupi si possono anche sconfiggere. Vai Maria Sole. Quando Cappuccetto Rosso giunse a casa della nonna, si meravigliò che la porta fosse spalancata ed entrando nella stanza ebbe un'impressione così strana che pensò: Dio mio, che paura oggi! E dire che di solito sto così volentieri con la nonna. Allora si avvicinò al letto e scostò le cortine. La nonna era coricata con la cuffia abbassata sulla faccia e aveva un aspetto strano. Oh nonna, che orecchie grandi! Per sentirti meglio. Oh nonna, che occhi grossi! Per vederti meglio. Oh nonna, che mani grandi! Per afferrarti meglio. Ma nonna, che bocca spaventosa, per divorarti meglio. E come ebbe detto queste parole, il lupo balzò dal letto e ingoiò la povera Cappuccetto Rosso. Poi, con la pancia bella piena, si rimise a letto, s'addormentò e incominciò a russare sonoramente. Proprio allora passò lì davanti il cacciatore e pensò fra sé: come russa la vecchia! Devo darle un'occhiata, se ha bisogno di qualcosa. Entrò nella stanza e avvicinandosi al letto vide che era il lupo che gli cercava da tempo. Stava per puntare lo schioppo quando gli venne in mente che forse il lupo aveva ingoiato la nonna e che poteva ancora salvarla. Così non sparò, ma prese un paio di forbici e aprì la pancia del lupo addormentato. Dopo due tagli vide brillare Cappuccetto Rosso e dopo altri due la bambina saltò fuori gridando: che paura ho avuto, era così buio nella pancia del lupo! Poi venne fuori la nonna ancora viva e Cappuccetto Rosso andò a prendere dei gran pietroni con cui riempirono il ventre del lupo. Quando egli si svegliò, fece per correre via, ma le pietre erano così pesanti che subito cadde a terra e morì. Erano contenti tutti e tre. Il cacciatore prese la pelle del lupo, la nonna mangiò la focaccia e beve il vino che l'aveva portato Cappuccetto Rosso. Il Cappuccetto Rosso pensava fra sé: mai più correrai da sola nel bosco, lontano dal sentiero, quando la mamma te lo ha proibito. Maria Sole, la sua splendida voce, i complimenti che riceve Anna Campanelli, una favola davvero, complimenti Maria Sole, ancora Adelaide Palmieri, Maria Sole una narratrice e interprete che fa emozionare, grazie per questa bellissima iniziativa, Elisabetta che scrive bellissime tutte le scelte musicali, complimenti per questo viaggio fiabesco, scientifico e musicale insieme, da ripetere, insomma un florilegio di complimenti, ma torniamo anche per deformazione professionale alla notizia del lupo, Francesco, questo lupo a volte frainteso, sempre protagonista delle fiabe, non sempre in toni positivi. Raccontaci col tuo tratto del lupo, Francesco. Beh, diciamo che il lupo raramente ha un'immagine
positiva nelle favole. Pensiamo ai tre porcellini al lupo, pensiamo appunto ai tanti lupi che sono presenti e un po' cattivelli. Però devo dire che il lupo vero è anche un po' diverso dal lupo delle fiabe. Il lupo vero è un animale che ha tante qualità, tante doti. Per esempio è un animale che vive con la sua compagna con grande fedeltà, e che ha una famiglia ben organizzata e disciplinata, in cui ciascuno esegue il suo compito e rispetta gli adulti, le gerarchie. E poi che è un animale previdente, che sa muoversi nella neve, sa muoversi nel maltempo, sa muoversi in ogni situazione, conosce i sentieri. È un animale che ama stare con gli altri, e l'ululato è il modo con cui i lupi comunicano per tenersi tutti insieme. Detto questo, poi diciamo la cosa più importante di tutte: il lupo è l'antenato del cane, perché dalla domesticazione del lupo sono discesi i cani che ci fanno 1000 anni, probabilmente prima e attraverso la selezione artificiale l'uomo ha ottenuto e Bernardo. Bellissimo questo inno verso i lupi. Tra l'altro si dice spesso, no Francesco, lo sai, il lupo come se fosse una cosa minacciosa da esorcizzare, invece la lupa che tiene il cucciolo in bocca è il più grande gesto d'amore che c'è nell'ambito della natura animale. Quindi in bocca al lupo sì, ma viva il lupo, non quell'altra cosa che si dice solito, soprattutto prima di un esame universitario all'Unicav, giusto rettore? Dove torno, che stavolta sono preparato. Qui la traccia di scienza della fiaba di Cappuccetto Rosso, me l'ha suggerita la mia compagna di banco egizia, è il rosso, è vero, è il rosso, qui sta qui le gambe, giusto? C'è anche il rosso, ma tutta la fiaba di Cappuccetto Rosso, l'ennesima fiaba dei Grimm, è piena di simboli chimici e alchemici. Cappuccetto Rosso è la bambina che ha l'argento vivo addosso. E l'argento vivo, la traduzione in inglese è Quicksilver, sarebbe il mercurio. Esattamente come Mercurio, come Dio Mercurio, Cappuccetto Rosso si muove da una parte all'altra. E tutto è rosso esattamente come i capelli del Dio Mercurio e come il suo mantello. E Mercurio rappresenta sicuramente Cappuccetto Rosso proprio per questo suo continuo muoversi, questo suo continuo movimento. E attenzione, il mercurio insieme allo zolfo sono proprio due elementi che formano il cinabro, che è simbolo dell'immortalità, è simbolo della vitalità, rosso come il sangue. Quando noi dobbiamo immaginare l'immortalità, immaginiamo il cinabro, simbolo alchemico. Il cinabro è anch'esso una sostanza che ha una radice mineraria, viene trovata nelle miniere ed è per questo che i fratelli Grimm la individuano. E attenzione, sia Cappuccetto che il lupo rappresentano due aspetti del mercurio, tutte e due. Chiaramente Cappuccetto Rosso, il rosso del cinabro, il lupo nero, invece, il cloruro di mercurio, il famoso calomelano, che veniva anche chiamato il bel nero. Qui veramente standing ovation, perché per questi aspetti di Cappuccetto Rosso penso che li conoscesse rettore. Ad oggi forse qualcun altro fa queste cose qua, io non le avevo mai sentite. Ci salutano anche da Milano, le fanno i complimenti anche da Milano. Rettore, siete riusciti a farmi sentire meno la mancanza della mia famiglia marchigiana in questi giorni di festa, grazie, ci scrive Irene Esposto da Milano. Ragazzi, questo ci deve far piacere. C'è anche chi chiede quando si farà il bis, speriamo che questi messaggi cadano invece inascoltati. No, si scherza. Sentiamola adesso una bella musica da dedicare a tutti gli amanti di Cappuccetto Rosso, grazie ad Alessandro Walking on the Moss. Lo vedo già pronto con la sua magica, sempre magica, chitarra. Thank you.
Sandro Galletti con Walking on the Moss. Grazie davvero e grazie a chi sta seguendo e apprezzando questa iniziativa. Originale rilettura di fiabe, complimenti da Patrizia Crescenzi. Claudia Lautizzi, complimenti per l'iniziativa, avete avuto una splendida idea, un vero piacere ascoltarvi. Cinzia Sabatini sta seguendo, complimenti da Marzia Tedde. Mi sembra di vivere dentro le favole, bravissimi, scrive Anna Campanelli, complimenti da Valeria Lucarini. Elisabetta Colocchioli che dice grazie della compagnia ad Unicam, Unicam che è capace di tutto anche in periodo pasquale di parlarci del Natale, perché la prossima storia da raccontare è proprio quella di Canto di Natale della grande Dickens. Ce la facciamo introdurre dalla voce di Maria Sole. Vai Maria Sole, andiamo a Natale, poi scopriremo perché. Intanto la nebbia e le tenebre si facevano così fitte che degli uomini armati di torce correvano per le vie, proferendosi a far da guida alle carrozze. La vecchia torre di una chiesa, la cui campana arcigna pareva guardare a Scrooge dall'alto della sua finestra gotica, divenne invisibile e prese a suonare le ore e i quarti, nelle nuvole, con un certo prolungato tremolio, come se i denti battessero. Il freddo infierì. Alla cantonata alcuni operai intenti a restaurare i tubi del gas avevano acceso un gran fuoco. In un braciere e intorno a questo una mano di uomini e di ragazzi cenciosi si era raccolta. Si scaldavano le mani e battevano le palpebre alla fiamma beati. La fontanina abbandonata a se stessa si incoronava malinconicamente di ghiacci. I lumi delle botteghe dove i ramoscelli di agrifoglio crepitavano dal calore delle fiamme facevano rosseggiare le facce pallide dei passanti. Le mostre dei pollaioli e dei salumai erano mostre davvero e così splendide da parere quasi impossibile che la volgarità del comprare e del vendere ci avesse niente a che vedere. Il Lord Mayor, nella sontuosità fortificata del suo palazzo, impartiva ordini ai suoi 50 cuochi e canovai perché si festeggiasse il Natale, come si addice alla casa di un Lord Mayor. E perfino il Sartuccio, da lui multato di 5 scellini, il lunedì avanti per essere andato attorno ubriaco e assetato di sangue, si dava da fare nella sua soffitta per preparare il pranzetto del giorno appresso, mentre la moglie magrina con in collo la bimba andavano fuori a comprare il pezzo di carne che ci voleva. E crescevano nella nebbia e il freddo, un freddo pungente, tagliente, mordente. E se il buon Sandrustano, lasciando le solite sue armi, avesse un po' carezzato il naso dello spirito maligno in un tempo di quella fatta, è certo che lo avrebbe fatto strillare come un'aquila. Il proprietario di un miserabile nasetto, rosicchiato dal freddo famelico come un osso dai cani, si fermò davanti allo studio di Scrooge per allietarne l'inquilino con una canzonetta natalizia. Ma alle prime parole, Dio vi tenga, buon signore, sano il corpo e allegro il cuore. Così, così Maria Sole ci dedica al pensiero natalizio, il classico di Dickens. Quale disegno ispirerà la fiaba di Natale per eccellenza al tratto del nostro Francesco? Francesco, illuminaci, facci sognare. Diciamo, mi vengono in mente i cavalli, perché si parla di queste carrozze e allora di questi cavalli, e me li immagino questi cavalli con una bellissima criniera, saranno stati dei cavalli, chissà, forse grigi o forse sauri di colore, sicuramente dei bei cavalli da traino, di quelli con robusti. E in fondo sembra un'epoca tanto lontana quella in cui si andava in carrozza, ma non è tanto lontana. In fondo fino al secolo scorso ancora giravano calessi in campagna e c'era qualcuno che amava spostarsi con il cavallo. Il cavallo è un altro dei grandi compagni dell'umanità.
L'umanità ha dei compagni che sono gli animali che ha domesticato. Abbiamo parlato del cane, abbiamo parlato del gatto. Mettiamoci il cavallo, mettiamoci l'asino, mettiamoci la capra, la pecora e la mucca e la gallina. Questi sono i nostri compagni con i quali l'umanità è diventata quella che è. È diventata potente, è diventata... però grazie all'aiuto di questi animali che sono i nostri compagni da millenni. Francesco, tu ci ispiri, mi viene in mente una frase bellissima che dice: Dio ha creato gli animali che tu hai citato per ricordarci che l'amore eterno esiste, mentre invece tra noi uomini questo non sempre succede. Ma perché, Rettore, pensare al Natale adesso che siamo a Pasqua? Perché la scelta di questo celebre brano di Dickens? Ci spieghi. Scusami Maurizio, ma mi ha fatto venire i brividi quello che ha detto Francesco, perché il canto di Natale rappresenta esattamente quel desiderio che gli scienziati hanno oramai da sempre, cioè quello di viaggiare nel tempo. Con Francesco abbiamo un po' viaggiato nel tempo, esattamente come fa il ricco, avaro, anziano Scrooge, che va avanti e indietro e passa dal passato al futuro in un batter d'occhio. È esattamente quello che ha fatto Francesco, che è ritornato con la memoria al cavallo del XIX secolo. Poi adesso, mentre pensavo a questo, ho ripensato anche a qualcosa che con Scrooge era molto collegato. In Alice il cappellaio matto viene condannato per qualcosa che non è ancora accaduto, e quindi ancora una volta c'è questo viaggio nel tempo. E fra, diciamo, queste cose mi fa anche pensare, no? Non so se qualcuno ha visto il film su Stephen Hawking, ricordate, a un certo punto lui organizza un party e brinda a questo party, beve, mangia tramezzini, e due minuti dopo fa partire gli inviti per vedere se qualcuno dei suoi amici si sarebbe presentato a un party che si era già svolto, per capire se si può viaggiare nel tempo. Complimenti per questa chiave di lettura, Rettore. Intanto ringraziamo Bianca che sta seguendo, Marzia che dice: una presentazione di storia e di segni unica, che è piaciuta tantissimo, direi più che unica, unicam, cara Marzia, per rimanere in tema. Gerardo che dice: complimenti, grazie a voi che in tanti state seguendo questo esperimento. Andiamo ora alla musica, perché per concludere il racconto di Dickens degnamente chiediamo ad Andrea di suonarci Carol of the Bells. Vai Andrea col tuo pianoforte. Applausi per il maestro Andrea Ercoli, il suo
pianoforte, tra l'altro parliamo di pianoforte di musica, ed ecco che nella timeline della nostra diretta Facebook spunta Riccardo Serenelli, un altro maestro pianista che avrà certamente gradito questa performance. Grazie maestro Andrea, scrive Maria Laura Moreni. Complimenti per l'iniziativa, scrive Tiziana Crispiciani, e poi Maria Laura Moreni che scrive professor Pedretti dalle mani d'oro. Ho sempre ammirato la sua grande capacità di realizzare animali con un pennarello e dispensare pillole di scienza con molta disinvoltura. Questo è il pubblico che sta facendo davvero parte integrante di questo spettacolo. Altre due fiabe prima di concludere questo meraviglioso viaggio dal bosco incantato verso la scienza. È il momento di Biancaneve. Biancaneve con Maria Sole, con un po' Biancaneve ci somiglia, vediamo. Biancaneve, sei i nanetti, e raccontò la sua triste storia. I nanetti, commossa, l'invitarono a rimanere e a vivere con loro. La fanciulla accettò felice, ma la regina scoprì che Biancaneve era ancora viva. Grazie a un filtro magico si trasformò in una strega e avvelenò una mela. Poi si recò nel bosco e, fingendosi una mendicante, offrì a Biancaneve la mela stregata. Coraggio, dalle un morso! Non appena la fanciulla l'ebbe assaggiata, per incantesimo cadde in un sonno profondo. Intanto gli animali del bosco erano corsi ad avvertire i nani. Eccola là! Esclamarono, vedendo la strega che si allontanava veloce. Mentre la inseguirono, scoppiò un terribile temporale. La malvagia regina si arrampicò fin sulla cima di un profondo burrone. Proprio allora un fulmine la fece precipitare dalla roccia. I nani decisero di costruire un'urna di cristallo e oro dove deposero Biancaneve, finché un giorno passò di là un principe che rimase incantato dalla bellezza della giovane. Sceso da cavallo, la baciò. Quel bacio ruppe l'incantesimo e Biancaneve si svegliò. Che gioia per tutti! Biancaneve e il principe si sposarono e vissero sempre felici e contenti. E vissero sempre felici e contenti. Grazie Maria Sole, il classico lieto fine. Che cosa ispira alla penna di Francesco, con complimenti sperticati che gli stanno arrivando? Francesco, vai sulla falsariga delle emozioni che stai suscitando. Diciamo che di animali nel bosco che si agitarono tantissime gufo ispira anche simpatia. È strano che noi abbiamo sempre considerato un uccello del malaugurio, ma in realtà tutti gli uccelli della notte, gufi e civette, sono animali considerati di cuore. È un dolcissimo abitante delle nostre campagne, vorrei inventare un dolce. Allora io penso che in qualche modo si devono fare per segnare le condizioni di Biancaneve che ha bisogno di aiuto. Poi, d'altro canto, caro professore, il gufo è stato rivalutato e riabilitato dalla Rowling, da J.K. Rowling, che ne ha fatto il latore della letterina, che io pure sto aspettando, caro professore,
la letterina, quella che ti porta poi a Hogwarts, alla scuola di maghi e stregoni, quindi io aspetto sempre il mio gufo che arrivi da Edwige, ma magari faremo una puntata, perché no? Vi sfido a fare una puntata, diciamo un Potterhead, vi sfido a fare una puntata anche su Harry Potter. Rettore, che tra poco ci racconterà di altre, dell'ultima poesia che manca, ma ancora una volta abbiamo la prova provata che c'è tanto di aspetti minerari nelle fiabe minerarie. Questa è una cosa che ci ha insegnato oggi lei, per esempio, rettore. Su Biancaneve che cosa possiamo dire? Maurizio, se dovessi farti una domanda, il pianeta che rappresenta la bianchezza, la lucentezza. Mi sa che mi boccia, rettore. Non so, dico la luna. La luna. O anche, diciamo, Venere, no? Sono tutti pianeti che vengono spesso associati a qualcosa che... La luna è Silver Moon, spesso, no? E quindi, in realtà, Biancaneve è una fiaba mineraria dove troviamo tantissimi riferimenti ai processi di estrazione e purificazione dell'argento. E nel processo di estrazione dell'argento, per un chimico c'è tanta poesia. E all'interno della fiaba i fratelli Grimm, nella versione originale, mettono proprio tutti i processi estrattivi e di purificazione dell'argento. Ma soprattutto quello che a me piace è pensare alla bellezza e alla bianchezza di Biancaneve, che rappresentano l'argento. E quando la regina cerca di diventare più bella e quindi cerca l'argento, e non è un caso che lo fa rivolgendosi allo specchio, che probabilmente è fatto di argento, e vede Biancaneve, cercherà proprio di nascondere Biancaneve, proprio come l'argento è nascosto nel mondo reale. L'argento in natura si trova incluso, nascosto in un minerale insieme al piombo, questo minerale si chiama galena. Questo è quello che cerca di fare la regina, uccidere Biancaneve nascondendola nel buio, nascondendo nel buio ciò che è luminoso. Ma alla fine la luce trionfa sempre, rettore, giusto? La luce trionfa sempre, Maurizio. E la musica ci aiuta a celebrare la vittoria, in questo caso della fine lieta, del classico lieto fine che nelle fiabe non può che essere presente. In questo caso lo strumento è la viola e la musica è quella di Vincenzo. Vincenzo, vai! Thank you.
meravigliosa viola di Vincenzo Pierluca. L'applauso che sentite è quello del rettore in sottofondo, l'applauso a cui ci associamo, davvero complimenti. E viola, ma suona l'arcobaleno, questa viola di Vincenzo Pierluca, permettetemi questo. Siamo, ahimè, all'ultimo esperimento, vedremo se anche in questo caso il rettore Pettinari riuscirà anche in questa fiaba di Hansel e Gretel a trovare la chiave di lettura tra scienza e fiaba. Lo scopriremo tra pochissimo. Intanto, altri messaggi che arrivano, mi piace far interagire il pubblico. Simona Bianchi, complimenti. Daniele Massimi, bravo maestro Pierluca. Maria Grazia Pettinari, bellissima iniziativa, bisognerebbe pubblicizzarla di più, dice Maria Grazia. Confessiamolo, era un esperimento e quindi pubblicizzarlo troppo prima della prova provata non sarebbe stato proprio il massimo. Adesso sappiamo che effettivamente c'è un legame tra fiabe e scienza, ma questo lo sapevamo già da prima, c'è anche un legame tra la tecnologia e il risultato che speravamo e quindi magari sarà la prima di una lunga serie di tappe di esperienze. Chiudiamo con Hansel e Gretel. Chi non ha sognato, alziamo la mano, di avere una casetta fatta tutta di dolciumi, dove tutto quello che vedi puoi mangiare, puoi gustare, puoi masticare. Portaci a questo sogno di tutti noi, cara Maria Sol. Il terzo giorno, quando ebbero camminato fino a mezzogiorno, giunsero a una casina fatta di pane e ricoperta di focaccia, con le finestre di zucchero trasparente. Ci siederemo qui e mangeremo a sazietà, disse Hansel. Io mangerò un pezzetto di tetto. Tu, Gretel, mangia un pezzetto di finestra. È dolce. Quando Gretel incominciò a rosicchiare lo zucchero, una voce sottile gridò dall'interno. Chi mi mangia la casina zuccherosa e sopraffina? I bambini risposero, è il vento che piega ogni stelo, il bel bambino venuto dal cielo. E continuarono a mangiare. Gretel tirò fuori tutto un vetro rotondo e Hansel staccò un enorme pezzo di focaccia dal tetto. Ma ad un tratto la porta della casa si aprì e una vecchia decrepita venne fuori piano piano. Hansel e Gretel si spaventarono tanto e lasciarono cadere quello che avevano in mano. Ma la vecchia scosse il capo e disse, «Ah, cari bambini, come siete giunti fin qui? Venite dentro con me, siete benvenuti!» Prese entrambi per mano e li condusse nella sua casetta. Fu loro servita una buona cena, latte, frittelle, mele e noci. Furono preparati due bei lettini bianchi e Hansel e Gretel si coricarono e pensavano di essere in paradiso. Ma la vecchia era una strega cattiva e attendeva con impazienza l'arrivo dei bambini e per attirarli aveva costruito la casetta di pane. Quando un bambino cadeva nelle sue mani, lo uccideva, lo cucinava e lo mangiava. E per lei quello era un giorno di festa. Era proprio felice che Hansel e Gretel fossero capitati lì. Grazie, grazie Maria Sole. E con questo ti salutiamo davvero, ma a presto, perché qui abbiamo già anche fiabe a richiesta. Cara Maria Sole, la prossima volta la scrive Maria Laura Moreni. Mi aspetto di sentire la bella addormentata nel bosco e altri messaggi che tra poco leggeremo. Grazie, ma voglio salutarti e citarti Maria Sole Cingolani, direttrice della Scuola di Arti dello Spettacolo ETRA, che ha letto per noi in maniera magnifica alcuni brani delle favole, rendendoli ancora più belli. Grazie, cara. Grazie. E a presto, a presto. Allora, Francesco, è anche per te l'ultima chiamata. Che tipo di disegno ti ispira questa vicenda di Hansel e Gretel? A questo punto un bosco perché il bosco è il protagonista in realtà, un bosco con tutti i suoi elementi, perché questa casina dolce nel bosco sicuramente si trova in un grande bosco di querce, di faggi e di tigli, con i funghi, con le fragole, con tanti animali, e quindi il bosco è il protagonista, perché il bosco in fondo è la grande dimora,
di noi esseri umani. Il bosco ci dà ossigeno, ci dà protezione del terreno, ci dà legname, ci dà funghi, prodotti da mangiare, tante cose. E quindi il bosco è la grande dimora. E forse tutto dolce il bosco, non solo la casina dentro di cioccolato, marzapane e focaccia, ma tutto il bosco è un grande dolce che noi dobbiamo apprezzare. E quando andremo a fare una passeggiata, spero presto, guardiamolo con occhi diversi, con grande amore e con grande interesse. Grazie, grazie. Francesco Petretti, noto divulgatore scientifico, già docente UNICAM, direttore del Bioparco a Roma, e approfitta appena si potrà uscire un po' come l'orso da lei citato dal letargo, andiamo a fare una bella passeggiata al Bioparco di Roma. Grazie ancora, professore. Ci vediamo per Porti i miei quattro figli, Porti i figli e quattro ce n'ho. Che facciamo macello. Allora, rettore, ultima chiave di lettura, rettore, andiamo con l'ultima storia, l'ultima sfida, trovare anche in Hansel e Gretel la chiave di lettura scientifica, vai. Hansel e Gretel, Maurizio, a me hanno fatto pensare a quello che sta succedendo in questi giorni nelle nostre case, no? Al di là del fatto che il periodo è pasquale, quindi la pizza di Pasqua, l'uovo di Pasqua, la colomba, tantissimi dolci. E puoi pensare che Hansel e Gretel, diciamo, no, siano associati alle vite delle nostre case in questi giorni. Non fanno altro che mangiare dolci o tutto quello che capita sotto mano, che è un po' quello che purtroppo stiamo facendo. Sembra quasi che questa fiaba sia stata scritta da un biologo nutrizionista, o forse, speriamo di no, da qualcuno che studiava patologie come la bulimia o i disturbi d'alimentazione. Forse la fiaba ci può insegnare a prestare attenzione proprio ad una corretta alimentazione, a non esagerare. È un po' quello che alcuni biologi nutrizionisti, che alcuni, diciamo, medici in questo periodo ci stanno dicendo, di fare attenzione a mangiare e a fare comunque, per quel che possiamo, un po' di moto in casa. Ecco, questo è quello che mi fa pensare la fiaba di Hansel e Gretel. Grazie, rettore, per i saluti finali. Resti ancora lì, intanto arrivano ancora tanti complimenti. Sta seguendo anche la collega Linda Cittadini di TV, che saluto. Francesca, Gabriele, grazie professor Petretti. Mara Copradossi sta seguendo, bravissimi tutti, grazie unicamente. Scrive l'amica Lia Tacconi, i suoi disegni superano un quadro di Giotto, scrive addirittura Marzia Tedde, riferita al professore. Chiudiamo con la musica, ultima performance di Alessandro e della sua chitarra, lo vedo già pronto, vai.
Ultima performance del nostro trittico di straordinari musicisti, Alessandro Galletti alla chitarra, ringraziamo anche Vincenzo Pierluca alla viola, Andrea Ercoli al pianoforte, ancora il professor Francesco Petretti, il nostro straordinario disegnatore, Maria Sole Cingolani alla sua voce. Fatemi ringraziare anche in chiusura Daniele Massimi di Musicando, che ci ha aiutato a cucire tutto questo, e la scienzarella, la fata turchina degli altri, Egizia Marzocco. Rettore, come chiudere questa assise, questo esperimento insieme? Speriamo che l'esperimento sia piaciuto, poi questo magari ce lo farai sapere meglio attraverso i commenti che avrai avuto l'occasione di leggere, vedendo quelli che sono stati i numeri. Noi abbiamo provato a stare insieme un pomeriggio, sicuramente noi ci siamo divertiti. E abbiamo pensato a un pomeriggio che potesse far stare insieme una famiglia, dal bambino al grande, un po' come avveniva in passato, no? Quando la mamma o il papà raccontavano la fiaba al bambino o alla bambina, magari cantavano una canzone e imparavano anche a fare qualche piccolo disegno. Io ci ho messo un pizzichino di scienza per far vedere che in fondo la scienza pervade la società e che senza scienza non c'è progresso, senza progresso non c'è futuro, e noi questo vogliamo dimostrarlo continuamente, che dobbiamo andare avanti, dobbiamo guardare oltre, dobbiamo far sì che la nostra conoscenza possa essere messa a servizio dell'umanità. Grazie direttore, grazie. La saluto con uno spunto interessante che viene proprio da quel pubblico che lei citava. Adriano ci scrive: che belle favole, quando ci racconterete, e credo ci racconteremo, quella che inizia così: c'era una volta un brutto mostro chiamato Covid. Questo mi permette di chiederle, arriverà il giorno che noi ci guarderemo indietro e racconteremo questa storia, la storia del coronavirus. Sarà una storia da raccontare, Rettore, anche questa. L'umanità, Maurizio, ne ha raccontate tante di storie, e ne ha vissute tante, ne ha raccontate tante, ne ha superate. Diciamo che non è il primo né l'ultimo evento di questo tipo al quale saremo soggetti. Il nostro andare avanti, ce l'ha detto Francesco prima, il nostro progredire è dovuto, no, a quello che noi abbiamo fatto nel tempo. Abbiamo ammaestrato, ma abbiamo fatto vivere animali insieme a noi, abbiamo disboscato, talvolta forse non dovevamo farlo. Ma quello che è estremamente importante è che dobbiamo, sì, ancora di più che ciò che la storia ci trasferisce come informazione, possa essere una base per costruire un futuro migliore. Quindi racconteremo anche questo, racconteremo il Covid, lo racconteremo magari ai nostri nipoti e diremo: all'era del Covid siamo stati in casa per tanto tempo, ma alla fine siamo tornati più forti e più bravi. Grazie Rettore, grazie anche per queste parole, i grazie che arrivano per lei e per il suo staff. Grazie unica di questo bel pomeriggio, scrive Chiara Marucci Cristallini, complimenti a tutti, grazie da Lia Tacconi, complimenti, un ennesimo like da Daniele Tommassoni e da Lorenzo, e poi Maria Laura Moreni, grazie a tutti, insomma davvero sono tanti coloro che stanno scrivendo, anche un semplice grazie. Io mi aspetto a questo punto, visto che c'è il filone. Grazie a te Maurizio, grazie. Per carità, no, mi aspetto, caro Rettore, così la saluto, visto che ci chiedono anche della bella addormentata, insomma abbiamo fiabe a richiesta, ma visto che c'è il filone delle fiabe minerarie, lei che è il più esperto delle Marche di minerali, bisogna che ci scriva una fiaba anche lei, Rettore, non può sfuggire. La scriveremo e avrà un lieto fine, via. Quello sicuro. Grazie al magnifico Rettore Claudio Pettinari anche per questo spirito comunicativo che va anche al di là dell'aspetto della docenza. Ci salutiamo con due appuntamenti, ringraziando anche la scienzarella Egizia. Appuntamento il 23 di aprile, visto che in tanti chiedono ci saranno altre iniziative così,
Grazie per questo bel pomeriggio, ci saranno altre cose di questo tipo. Allora, segnatevi, save the date, il 23 aprile, appuntamento con Franco Arminio, colloquio e intervista molto interessante, il primo tra l'altro di 4 appuntamenti, mi fa sapere l'ufficio stampa dell'Unicam, scienza e sentimento, dopo fiaba e scienza, scienza e sentimento, amore, diciamo, e mente, per dirla anche in modo latinorum, con poi un secondo appuntamento che sarà invece il 30 di aprile con la professoressa Ilaria Capua, ne avrete sentito parlare in questi tempi di coronavirus, davvero un luminare, per il 30 di aprile il secondo appuntamento di questo ciclo di incontri scienza e sentimento, mostrare che stiamo cercando di scrivere una storia nuova, mentre purtroppo stiamo perdendo parte della nostra storia. I nostri anziani colpiti dal coronavirus, dicevo fuori onda con i colleghi di questo viaggio meraviglioso, quando muore un anziano, dicono in Africa, è come se bruciasse una biblioteca. Quella biblioteca, quella conoscenza, ce la dobbiamo tenere stretta e ce lo possiamo fare proprio. E grazie ad Unicam, grazie anche a Scienzarella da parte di Alessandro Panelli, un bellissimo spettacolo. Marzio, andrei avanti fino a domani, ragazzi, ma credo, vedo che il rettore, il quarto d'ora accademico è scaduto, il rettore dia lei il saluto finale e l'arrivederci. Arrivederci, a presto, voi state a casa, Unicam sarà con voi.